Io vado, Vai, sì. Cari amici, oggi siamo qui al solito posto. All'addiaccio, come si dice una come volta. Si dice all'addiaccio, perché a me mi si addiacciano i piedi. Le estremità. Esatto. E c'ho anche l'addiacciamento alle punte delle dita. Al pisello no. Per ora no, ma presumo che dopo morto sarà il primo a decadere. Perché dobbiamo affrontare un problema, voi sapete che noi siamo generalmente... Ci hanno detto che siamo trivali, così sì. Per non smentirci mai. Esattamente. Ecco. Più trivali di questi che comandano, preti compresi. Allora... Triviali, non trivali. Da trivio. Sì, certo. Allora, hanno fatto una bellissima trasmissione su Rai Storia, su Focus, sugli ultimi ritrovati, le metodologie di scavo a Pompei. Veramente un... C'è una cosa bellissima, le ultime, sì, ma hanno fatto anche su altri scavi e su altri ritrovamenti. Hanno utilizzato il taser per memorizzare, stanno memorizzando... Sì. Tutti i quartieri, tutte le infrastrutture di Pompei e anche di Ercolano. Ma sta uscendo fuori una realtà che invano questi signori dall'1 dopo Cristo hanno tentato di occultare, e ne riparleremo al momento opportuno. E ricordatevi che il Rinascimento... Nasce da che cosa? Nasce dai primi schiavi. Dal recupero iniziale degli... Dai primi schiavi, che poi erano anche molto interessati dal fatto che mentre le statue dell'antichità erano dipinte, tutte, le statue che invece emergevano dalla terra... avevano perso completamente la pittura. Esatto. Per cui quello di cui erano rimasti maggiormente impressionati gli uomini di cultura del Rinascimento, o per meglio dire del 400... Sì, già all'epoca di Leonardo già erano... Sì, erano già molto evoluti. Sì. È stato proprio la linea, la scoperta della linea, dell'importanza della linea, indipendentemente che dal colore. Queste cose sono importantissime. Dagli scavi nasce sempre la rivoluzione. Beh, quella è stata una rivoluzione concettuale, perché i romani, anche gli antichi in generale, già gli etruschi, dipingevano le statue fittili, certo. o marmoree, e quindi c'era già una visione della rappresentazione della realtà analoga a quella della realtà stessa. Invece, con la perdita del colore, si è appunto andato a realizzare quella disciplina particolare della pittura e del disegno, che era la prospettiva, per esempio, no? Certo. che con le immagini in bianco e nero, senza colore, assumono una maggiore rilevanza rispetto, certo, all'ambiente in cui stanno, per cui si identificano perfettamente le linee. Questa è la vera importanza storica di personaggi come Michelangelo, i quali pare che siano stati proprio affascinati dall'idea della forma. Esatto. E abbiano creato, con una fatica veramente sovrumana, delle forme eccezionalmente belle, indipendentemente dal colore. Esatto. Le sculture di Michelangelo... È stata una delle rivoluzioni di percorso logico e ideologico, parallelo a quello della pittura. La pittura col colore da una parte, esatto, e la dimensione, la prospettiva, eccetera, la linea in generale dall'altra. Le sculture di Michelangelo sono il prodotto di una serie di coincidenze, tra cui anche la disponibilità del marmo, che non va sottovalutata. Quindi anche qui ci serve per dire che l'evoluzione della società è legata sempre a tante coincidenze. E noi parleremo di questa importantissima coincidenza che non viene citata. Tutte con cause che contribuiscono all'evoluzione in una determinata direzione della cultura, della tecnologia, dell'informatica, di tutto quello che volete,
che se non c'è il contributo che proviene da infinite variabili e direzioni non prenderebbero piede mai nella realtà oggettiva. E noi ci troviamo allo snodo di una fondamentale coincidenza di cui noi vogliamo spiegare, perché non lo dicono mai. Non esiste dall'orlo del tempo, dall'epoca in cui è stata creata la nuova civiltà, quella che noi oggi vediamo attorno al 20.000 a.C., non avremmo avuto la possibilità di interagire in maniera costruttiva, sempre nella direzione della cultura del rispetto dell'universo, dell'ambiente, dell'uomo. Certo. E questo purtroppo oggi si sta smarrendo, perché non si capisce la centralità e il focus assolutamente irripetibile del momento in cui ci troviamo oggi. Che è un momento che appunto o lo spieghiamo alla luce delle conoscenze che vengono taciute, come ad esempio quella della geopolitica, oppure non si comprendono e si crede alle cazzate che dicono in televisione. Ecco perché noi dobbiamo parlare di questo argomento, che è un argomento importantissimo. Non è un caso che a noi non ci inviteranno mai. E non vogliamo essere invitati. Non vogliamo essere invitati. Allora, noi ci troviamo in questo snodo che verrà descritto attraverso un avvenimento storico, che è l'arresto di Mussolini il 25 luglio 1943, che non è stato determinato. No, ma sarebbe... è sempre utile ricordare le modalità con cui è avvenuto questa cattura. Esatto. Allora, noi abbiamo alcuni libri che vi vogliamo far vedere. Il primo è questo è un libro che è stato stampato nel 1940. Origini della politica estera sovietica, che sono origini che sono strettamente collegate con la geopolitica della Russia, la quale Russia non fa altro che applicare dei principi fondamentali di geopolitica, cioè reagire ai tentativi di accerchiamento che il mondo anglosassone... È un po' difficile accerchiare la Russia. E lo so, però lo fanno. Ma sono sempre gli atlantisti anglosassoni che ci provano. Infatti la geopolitica anglosassone, quella inglese... Quella imperiale. Esatto, ricordiamo. Quella inglese... Quello che poi hanno chiamato il Commonwealth. Esatto, e quella americana. E ricordiamoci sempre che la geopolitica come scienza onnicomprensiva nasce soprattutto in Inghilterra, perché l'Inghilterra è quella che è più sensibile al problema del controllo del mondo, essendo un'isola, e poi si ripercuote ovviamente a livello degli Stati Uniti, che sono di lingua inglese non a caso. Quindi la prima cosa è questa, origini della politica estera sovietica. No, sarebbe da domandare se nella Louisiana c'è la doppia lingua. Nella Louisiana comunque sono francesi e si sono difesi per quanto hanno potuto durante la guerra di secessione. Parlano, i cognomi sono ancora francesi. Poi abbiamo tre cose. La prima, questo libro, i rapporti tra l'Italia e il Giappone, di cui leggeremo una parte. Poi abbiamo... Sarebbe sempre da ricordare l'epopea del Bergamini. Era il Bergamini sommergibile che è arrivato l'8 agosto del 45, giusto? Sì. Poi, storia segreta del 25 luglio 1943, di cui non parla nessuno. Si parla solo che, siccome l'Italia era allo stremo, il re, vedi caso, arresta Mussolini e fa una pace separata con gli occidentalisti. Il terzo, perché è strettamente collegato con questo, è questo libro importantissimo, che era Rudolf Hess.
l'uomo che è stato mandato da Hitler, paracadutato, dire che era stato, no, era andato con un aereo per conto suo e poi, non potendo atterrare, l'aereo l'ha fatto schiantare e lui si è paracadutato. Sì, sì, perché è stato mandato Rudolf Hess prima dell'attacco alla Russia? Quindi sono tre avvenimenti che si collegano. No, dicono che è stata una sua iniziativa. Come no? Estemporanea. Sì. Matto come un cavallo, sì, e vuole andare a trattare direttamente con il Sarkozy. Ma poi qui c'è, a nome per conto del Führer. Il bello è che qui c'è scritto tutto, Ci sono tutto quello che è avvenuto anche durante il processo di Norimberga. Certo. E ricordiamoci che Rudolf Hess non fu impiccato perché non potevano accusarlo di niente. Di niente, no, gli hanno fatto, poveraccio, 40 anni di carcere, altro che... E quando stava per uscire l'hanno impiccato lo stesso, a ciò che non parlasse. E certo. Allora, queste sono cose importanti. In ogni caso... Ma voglielo dire a questi scemi che pensano che la Luna... Sì, è stata conquistata. Che è, diciamo, atterrata, va. Sì. Che ci sono delle basi segrete, no? Sono i cosiddetti lunatici, tutti i lunatici vengono mandati sulla Luna. Soprattutto le lunatiche. Sì, le lunatiche, poi ti dico, quelle proprio, ci stanno tutte lì. È incredibile sapere, perché noi le cose le sappiamo, non perché ci vengono direttamente sul cervello attraverso una apollinea illuminazione, mi piace il concetto, sì, ma semplicemente perché il dorato, ecco, il dorato, Apollo il dorato, come si chiamava una volta, chissà perché, non ho mai capito perché lo chiamavano il dorato, forse non lo so. Perché c'aveva questo alone di luminescente nelle sue apparizioni. Può anche darsi. Quando si scopava le varie signore che trovava per caso, sotto varie forme. È sempre stato Apollo, Sì, sì. E non facciamo riferimenti... A Giove. No, non facciamo riferimenti a divinità più recenti, diciamo, sì, Gesù Cristo. Sì, sì, vabbè. Però sempre sul carro di fuoco si allontana, sempre, verso il sole. Sempre. Tant'è vero che appunto il cavallo... Il carro di fuoco guidato da quattro cavalli. Allora, ritorniamo a noi. La prima cosa che va, allora, dicevo, per affrontare questo problema bisogna sempre tenere presente le operazioni per non nascondere tutta questa faccenda, che riemerge, lo ripetiamo, come avevamo detto prima, riemerge prepotentemente di fronte allo scontro in atto, che è uno scontro di carattere prettamente geopolitico. Ripeto. Il multiverso che stanno tanto pubblicizzando da adesso è in realtà la multiforme ipotesi di alleanze, di conflittualità fra le forze che si contendono l'impero del mondo. Esattamente, esattamente. Oh, qui ricordiamoci, e sono tante, non sono due sole. Ricordiamoci sempre, e anche qui dobbiamo fare un ragionamento anticipato, perché se no anche qui la gente non lo capisce. Perché noi diamo un'interpretazione geopolitica? Per la semplice ragione che i capi di governo, dei governi che contano, non certamente il nostro, nel fare le loro strategie, parlo dell'Inghilterra, parlo degli Stati Uniti, parlo del Giappone, parlo ovviamente della Russia e dei suoi satelliti. L'uscita dell'Inghilterra dalla Comunità Europea non è stato un caso. Ma infatti... Avevano già organizzato tutto, era già tutto predisposto. Esattamente. 4 anni fa si sapeva esattamente che sarebbe arrivato questo momento. Esatto, perché non potevano fare diversamente. Di fronte alla Russia, che stava recuperando... No, dovevano oramai dimostrare che non era possibile la convivenza fra l'atlantismo e l'Eurasia. Sì, però c'è un precedente storico. La Russia, con la sconfitta del comunismo... E con una classe dirigente che doveva amministrare questa totale sconfitta, che era una classe dirigente di perdenti, stava perdendo buona parte dei suoi possedimenti, che erano i possedimenti, diciamo, una corolla attorno a questo territorio puramente terrestre, certo, che va dalla Russia europea fino al Giappone, ricordiamocelo bene. La Russia è questa.
tant'è vero che concettualmente nella geopolitica viene chiamato Heartland, il cuore della terra, laddove invece il mondo anglosassone, sia inglese che statunitense, viene chiamato il cuore del mare. Dopo la fine della classe dirigente degli sconfitti, cioè dopo la caduta, il crollo del muro di Berlino, Gorbaciov è diciamo, come uno degli ultimi rappresentanti, per capirci. Esattamente, assolutamente asservito al potere atlantista, c'è stato un fortissimo recupero e la Russia oggi stava recuperando tutti i territori circostanti con un progetto di ferrovia che avrebbe attraversato con una capacità di propulsione e di coinvolgimento più o meno i territori già battuti dalla Trans-Siberiana, ma con una serie di ramificazioni. Questo ha determinato, questo è il punto di partenza, ricordiamocelo sempre. Questo fatto qui ha determinato. No, ricordiamoci che la conquista dell'Ouest, a proposito della diciamo, comunione dei due oceani, diciamo, del percorso della ferrovia fra i due oceani, la spinta rispetto alla realizzazione della Transiberiana è una cagata. Esattamente. Perché tecnologicamente la Transiberiana ha dovuto diciamo, supplire e sovvertire alcune difficoltà geologiche, certo. che negli Stati Uniti e soprattutto il freddo, il clima così ferocemente certo. Gelido, ecco, certo. Con diciamo, l'impatto che questo clima ha sulla tecnologia, esatto. Non solo sulla tecnologia, sui materiali tecnologici. Ecco. E soprattutto, tu hai detto una cosa giustissima, ricordiamoci due cose, tu hai parlato della spinta verso l'ovest degli Stati Uniti e noi dobbiamo ricordare che ce la facevano a cavallo. Ci mettevano 4 giorni, non so quanti pony express sì, lavoravano. Esattamente. In 4-5 giorni arrivava da una parte all'altra. Buffalo Bill è stato da ragazzino, faceva il portaborse dall'est all'ovest. Quindi diciamo che superare le grandi paraterie non era poi così tragico. Invece è molto differente il progetto russo di distribuire attraverso tutti quei territori ricchi di materie prime. Enormemente. Parliamo del Kirghizistan, del Kazakistan, di tutti questi territori. Io sono stato, a questo proposito, oltre il circolo polare artico, dove c'è in Norvegia una delle miniere più importanti al mondo di ferro, di ferrite, e è una cosa immensa. Io ci sono stato quando andai appunto in Scandinavia attorno all'80, un po' prima dell'80, ed era una cosa ciclopica e lavoravano con delle temperature, dei climi da 30-40 sotto zero, sì, con gli apparati che dovevano funzionare a quella temperatura, certo, a quelle temperature, quindi sotto la morsa del freddo, in aggiunta a tutte le difficoltà tecniche che uno deve affrontare nella conduzione di un'impresa del genere. Tant'è vero che oggi la Norvegia è un paese che c'è e non c'è nella NATO, sì, la vogliono assimilare, però ci sono anche i contrari e la Norvegia stessa è molto... C'è il re che è uno... ce l'ha duro, quasi come l'acciaio, sì, e non molla. Certo. E allora vedete che ci sono degli elementi del contendere che sono molto importanti. E ricordiamoci sempre che la Norvegia a un certo punto aderì all'asse. Esattamente. Tant'è vero che il capo della Norvegia... No, bisogna ricordare il centro di ricerca dell'atomica, sì, dell'acqua pesante. Da Peenemünde, che stupidamente si fecero pure un bel film importante. Sì, si fecero distruggere da un comando inglese, oltretutto sti stronzi. Vabbè, comunque sia. Mentre la Svezia è riuscita sempre a rimanere neutrale. Perché?
per la semplice ragione che non contava quasi niente. Ritorniamo al discorso. Sono stato fidanzato con una militare svedese. Che sempre sull'attenti sta. Sì. Eccolo qui. Ritorniamo a questo discorso. Due frasi che vanno lette. Avrei paura solo se mi dicessero che Mussolini si è messo contro di me, Hitler. Beh, Hitler fino a una certa data era succube della personalità di Mussolini. Indubbiamente, perché se non ci fosse stato Mussolini la rivoluzione della birreria nazista non ci sarebbe stata. No, quel tragico buffone si ostina a cercare in Russia una vittoria che sta di casa da tutt'altra parte. Gliel'ho ripetuto almeno 10 volte, ma non vuole capirla. Mussolini, il discorso è tutto qui. Poi leggiamo un'altra frase che è importantissima. Guarda che Hitler pure conosceva la situazione di fondo dove muoversi, quindi è vero relativamente quello che diceva Mussolini. Comunque Hitler ha perso la guerra in Russia. Ah, sì. Da fare. Allora, l'altro ieri sera hanno fatto un film su il nuovo canale, il canale 37, a proposito di Paolina Borghese. Era la commemorazione di Gina Lollobrigida. Ah, sì, sì. Lei era l'attrice. Sì, sì, me la ricordo. L'ho visto il film. Un film e un'interpretazione da cani. Sì. Ma proprio da cani, altro che grande attrice. Ma per carità, sorvoliamo. Allora, Paolina Borghese. Ma allora Paolina Borghese era una gran troia conclamata e confermata, sì, e l'ha sempre fatto alla luce del sole. Esattamente. La madre di Nerone, come sì, Messalina. Messalina, ecco. Paolina Messalina. Sì, che vuoi che ti dica? Era sorella al fratello. Allora veniamo a noi. Comunque era l'unica che è stata ad assisterlo a St. Helen, all'isola d'Elba, e che voleva andare con lui a St. Helena, non l'hanno mai permesso. Sì, vabbè, ma le condizioni, come dire, gli inglesi non l'hanno mai permesso. Temporali non erano tali, per cui mentre Napoleone è salito sulla nave inglese perché era... Una volta mi ricordavo pure come si chiamava, stava in inglese, adesso non me lo ricordo più. Il Bellerofonte. Non c'entra niente, va bene. No, il nome è il Bellerofonte. Era Bellerofonte? La nave che portò, la nave inglese che portò... Accidenti, Bellerofonte... Era il famoso Bellerofonte. Certo, il personaggio, vabbè. Pegaso. Allora... Oh, tu c'hai una memoria che Pico della Miranda e la Stefana Sega. Io non me lo ricordavo più. Allora leggiamo qui. Lo sapevo, che mi ricordavo che c'aveva un nome particolare, ma pensavo a qualcosa di inglese. Dicevo che non era possibile far imbarcare Paolina sul Bellerofonte, perché erano in condizioni sostanzialmente differenti e Paolina stava da un'altra parte, questo volevo dire. Ah, certo. Vabbè, i trascorsi di Paolina a livello familiare lo sappiamo. Mentre il marito di Paolina... Borghese? Che era... Camillo Borghese. Camillo Borghese c'ha molto a che fare con Camillo Cavour. Eh sì, perché lui e Paolina tennero a battesimo Camillo Benso, conte di Cavour. Camillo in favore di Camillo Borghese. Certo. Ma che era anche il padre, perché Camillo Cavour assomigliava assolutamente a Camillo Borghese e ci sono delle ascendenze che noi conosciamo. Strano, perfettamente. No, ma il bello è che lui, non diciamo cornuto e cornificato metodicamente, non diceva mai un cazzo, perché altrettanto faceva lui. È naturale. con la moglie di Camillo Cavour. Anche. Allora. Quando stavano a Torino, quando da Roma si erano trasferiti a Torino. Esattamente. Perché? Perché Camillo Borghese era stato nominato viceré dell'Italia Cisalpina. Esattamente. Vedete quante cose ha fatto Napoleone. Che però bisogna ricordarsele queste cose. Quando noi diciamo che oggi esiste la Lega,
che è mal gestita da Salvini, ma è importante in quanto tale, perché la Lega è il partito che rappresenta l'Italia centrale, certo, centro-nord. E sarà sempre un nucleo fondamentale, una noce fondamentale di una questa Italia. Nuce, come dice il esatto, latino. Nux. Allora leggiamo la prefazione di questo libro. Una seconda fondamentale causa che ostacolò decisamente ogni tentativo di ricerca della verità ebbe origine da una precisa direttiva emanata dai vincitori anglo-americani. Le autorità alleate, infatti, non appena occupata Roma, nel giugno del 1944, 4 giugno, procedettero a un'ampia e accurata perquisizione degli uffici ministeriali. Oramai era sparito tutto, è altro che. Sequestrando quanto di interessante era rimasto negli archivi. Era rimasto, infatti. Dopo le razzie compiute dai tedeschi nel settembre dell'anno precedente. Infatti. Ricordiamo l'episodio del sindacalista. Ucciso esattamente casa, qui vicino alla storta chilometro, esattamente il sindacalista, sì, il sindacalista che era delle parti mie oltretutto, Bruno Buozzi, esattamente. In seguito, a mano che le armate anglo-americane risalivano alla penisola, gli agenti della Special Operation Executive SOE e dell'Office of Strategic Service OSS, famosissima, si impegnarono a fondo nella ricerca dei documenti. No, l'OSS era la CIA di allora, esattamente, per capirci bene. Si impegnarono a fondo nella ricerca dei documenti che le autorità della Repubblica Sociale avevano fatto trasferire nelle città del Nord. Ricerca che giunse a coronamento nel maggio 45 con la cattura di gran parte dell'archivio personale di Mussolini, e questa è la ragione per cui hanno fatto fuori Mussolini. Alcune settimane non dopo non doveva parlare, no, perché lo hanno tenuto prigioniero per 3 giorni, quindi se volevano una soluzione per permettere la fuoriuscita di Mussolini a 20 chilometri di distanza per andare in Svizzera, la soluzione, diciamo, bonaria si sarebbe potuto trovare. Esattamente, anche perché Wolf, il capo della SS, era in Svizzera assieme a Jesus Angleton, quindi ricordiamocelo bene, capo dei servizi segreti americani. Alcune settimane dopo, le autorità alleate adottarono dei provvedimenti top secret diretti alla più rigorosa protezione dell'imponente materiale documentario. Un'altra cosa che non ho mai capito è come cazzo hanno fatto i cosiddetti partigiani a intercettare la colonna di Mussolini ed a individuare proprio lui che era Mussolini, dentro al camion che era in fondo al cassone. Ma sono tutte cazzate, sono tutte balle, no? Ma gli hanno detto, ma a quel livello lì, no? Gli hanno detto, facciamo figurare che siete stati voi, ma chi lo racconta? No, ma soprattutto le 3 casse d'oro, che cazzo, sì, che fine fa? Il cosiddetto Dongo, tesoro di Dongo, dove cazzo andava a finire? Appunto, provvedimenti che furono resi pubblici soltanto negli anni 70 dallo storico inglese Anthony Kevin Brown nella sua monumentale opera La Guerre Secrète, Le Rampart des Mensonges, edizione francese, in Italia non ha nemmeno pubblicato. Sulla base di una documentazione mai smentita, Cave Brown fu in grado di rivelare che il 5 agosto 1945, su ordine delle autorità politiche, il British Joint Chiefs of Staff comunicò ai capi di Stato Maggiore USA l'opportunità di interdire alle persone chiamate a compilare la storia ufficiale della guerra l'accesso ai documenti sia di provenienza alleata che dagli sconfitti paesi dell'asse classificati segreti di Stato. Un bel velo pietoso. A loro volta i vertici politico-militari americani accolsero prontamente l'invito britannico e il 28 agosto, con un memorandum del presidente Truman,
diretto al segretario di Stato, all'Attorney General e al segretario della difesa, al pubblico, cioè della difesa, ordinarono agli enti competenti di prendere le opportune misure onde vietare al pubblico, salvo preventiva autorizzazione del Presidente stesso, di consultare la documentazione custodita negli archivi governativi USA. Qualche mese dopo, il 7 novembre 1945, i capi dell'US Joint Chiefs of Staff estesero ulteriormente la portata della direttiva presidenziale, ordinando ai responsabili dei servizi di intelligence di impedire a tutti, storici inclusi, la visione del materiale informativo concernente gli episodi più oscuri e controversi dell'appena concluso conflitto mondiale. Così un velo impenetrabile venne steso su molti avvenimenti sia politici che militari accaduti negli anni di fuoco 1939-1945. In sostanza, se vogliamo ulteriormente spiegare la questione, Mussolini si alleò a Hitler per la semplice ragione che Mussolini voleva liberarsi, cioè liberare la nostra geopolitica, che era la geopolitica del Mediterraneo, attenzione a quello che sta succedendo oggi, esclusivamente contro l'Inghilterra. Se non che cosa era successo? Nel breve periodo di un paio d'anni, noi abbiamo assistito alla sconfitta tedesca, ricordiamoci, perché i tedeschi hanno vinto i francesi, una vittoria strategica, e i belgi, e l'Olanda, sì, vabbè, contro... una vittoria strategica ricercata da secoli, ricordiamoci, da secoli, la Blitzkrieg, come Cesare, vini, ricordata da secoli, ricercata da secoli, e poi attuata finalmente dopo, come dicevo, secoli di guerre nel territorio dell'Alsazia, no? Sempre lì. Però dopo, siccome Hitler aveva degli specifici interessi a salvaguardare l'Inghilterra, non portò avanti dopo dopo Dunkerque, dopo l'accerchiamento delle forze franco-inglesi polacche a Dunkerque, non pensò di andare a conquistare l'Inghilterra. Ma no, pensando, lì probabilmente c'è tutta una serie di cose che noi non conosciamo, non entriamo nel che merito. Hanno ritenuto, probabilmente hanno determinato la scelta. Ma io c'ho noi abbiamo i documenti, abbiamo, eccoli qui. Allora, però dobbiamo ricordare che la battaglia d'Inghilterra, quella aerea, era stata perduta. Certo. Questi hanno bombardato per anni Londra e Coventry. Coventry! Beh, l'unica città che è stata distrutta è stata Coventry. Coventry. I londinesi hanno resistito perfettamente. Poi hanno sperimentato i missili, le V1 e le V2, bombardando sempre Londra, perché era la città più densamente abitata, con esiti nulli. Quindi questo è un fatto importantissimo da ricordare, ma va ricordato anche, perché va tenuto presente tutto il quadro mondiale, la sconfitta della guerra sottomarina. Cioè, la marina tedesca aveva 500 sommergibili più o meno, quindi era imbattibile. Sì, non ha portato i risultati però. Sì. Hanno affondato una quantità enorme di naviglio. Mercantile prevalentemente. Esattamente, prevalentemente mercantile. Però non sono riusciti a bloccare l'Inghilterra. Perché è stata questione di qualche decina di giorni, settimane, quando l'intervento americano è stato, diciamo, attuato pienamente. A quel punto la guerra era terminata, aveva preso una svolta diversa. Allora, a quel punto Hitler pensò bene di scaricarsi sulla Russia,
che è la cosa aborrita da Mussolini. Certo. Ricordiamocelo bene, perché la nostra geopolitica non ha niente, noi siamo alleati della Russia. L'Italia può che essere alleata della Russia, qualsiasi cosa che venga fatta oggi. La terza Roma non è casuale, è fondamentale. Qualsiasi cosa che si possa fare oggi a nome dell'Occidente è sbagliata dal punto di vista geopolitico, anche se stiamo assistendo al tentativo di recupero l'area geopolitica mediterranea in Italia per la prima volta. In questi ultimi giorni, gli hanno dato il permesso di andare a riprendere i collegamenti. Infatti, nel filmato che abbiamo visto in televisione, in cui si vede l'attuale Presidente del Consiglio andare in un certo posto dell'Algeria, lì c'è un monumento a chi? A Mattei, a Enrico Mattei. Sono cose importanti. Certo. Questi collegamenti vanno tutti... È un personaggio... Bisogna ricordare che gli angloamericani, le sette sorelle, ai paesi produttori arabici o non arabici davano il 4% di pertinenza del loro estratto. E Mattei gli dava il 50%. Gli ha dato subito il 50%. Esatto. Abbiamo detto facciamo a mezzi. E questa è la ragione per cui l'hanno ammassato. Ma torniamo a noi. Quindi, quando... Che è maschio o femmina? Femmina, è maschio. Noi sbagliamoci. Maschio, non ci sbagliamo. Guarda, è carino. Ciao. 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 È interessato. Quindi, il discorso è, come dicevo, estremamente interessante. Ma noi abbiamo i documenti per illustrare qualcos'altro. Che cosa? Illustriamo questo libro qui? Questi sono libri non scritti a cacchio, perché questa è un'edizione ridotta. Io costava, di Longanesi ho letto un sacco di libri. Costava 350 lire. Sì, sì. 350 lire. Pari un euro, a mezzo euro. Beh no, di più. Oh, qua parliamo negli anni 70. No, vabbè, dico pari. Tanto per parlare di inflazione, no? Adesso certo. Stanno tirando fuori una gran storia di inflazione, quale inflazione? È vero, l'inflazione oramai siamo mediamente attorno al 35-40%. Questa è la realtà, non l'8% come dicono. Allora, per carità, prova ad andare a comprare materiali edili, 150-250%. Sì. Esattamente. E allora abbiamo... Una cosa importante, allora ritorniamoci, l'inviato non invitato era Rudolf Hess, che quando Hitler decise di attaccare la Russia fece quel viaggetto in Inghilterra, e ricordiamoci alcune cose. Nel primo colloquio, durante la notte tra l'11 e il 12 maggio, S. Del 1941 o 42? 41, credo. Sì, perché... Quando Hitler ha deciso di attaccare la Russia. Eh sì, è 41. E pensava di trovare la sponda con gli inglesi, certo. Cioè praticamente mandando S, ma a questa cosa la geopolitica degli Stati Uniti si è opposta. Perché probabilmente l'Inghilterra ci sarebbe stata. Io attacco la Russia e voi mi lasciate in pace. Ma non ci stavano gli Stati Uniti. La lotta fra l'impero inglese e la Russia ha avuto vari episodi in Oriente. Ricordiamoci... Poi abbiamo tutto quell'aspetto orientale, perché... No, ricordiamoci Balaclava. Tanto per dirtene una, no? Certo, l'abbiamo detto tante volte. 1859. 55 o 54? Nel 59 si è completata l'opera, tant'è vero che nel 1859 il mio concittadino Romolo Gessi lasciò la Crimea per venire in Italia, perché stava ancora combattendo come volontario in Crimea con gli inglesi, per venire in Italia e
mettersi assieme a Garibaldi nella seconda guerra d'indipendenza. A proposito della Crimea, bisogna dire che c'è stata una emigrazione italiana consistente in quegli anni lì, a seguito della guerra del 1855-59, uno di questi emigranti che veniva, mi pare, da Vicenza, se ricordo bene, era il bisnonno o il trisnonno di Putin, che è un nome tipicamente esattamente veneto. Putin sappiamo, ecco, perfettamente. Tant'è vero che il buon Putin, che ha una mentalità geniale di stampo dell'antica Roma, ha una concezione imperiale della politica e della geopolitica russa, tal quale aveva Napoleone, certo, che Napoleone, essendo italiano, la prima cosa che ha fatto è creato un impero. Allora, gradualmente, ma nel giro di decina d'anni è riuscito a... Ma poi c'è stato l'incontro tra Berlusconi e Putin, sì, proprio in Crimea. Sì, sì, lo so, beh, hanno le ville al mare i russi, no, in Crimea. Non solo, ma lì hanno portato i fiori al cippo degli italiani di Crimea che furono deportati da Stalin. Queste sono le cose che noi dobbiamo conoscere quando parliamo di politica. Sì, sì. Nel primo colloquio durante la notte tra l'11 e il 12 maggio, S fu estremamente loquace e fece lunga dichiarazione con l'aiuto di appunti. Prima parte ricapitolava i rapporti anglo-tedeschi durante 30 anni e circa, e aveva scopo di dimostrare che la Germania aveva avuto sempre ragione e la Gran Bretagna torto. Seconda parte sottolineava certezza della vittoria tedesca dovuta allo sviluppo combinato di armi sottomarine e aeree, fermezza del morale tedesco e completa unità del popolo tedesco sotto Hitler. Terza parte presentava proposte per accordo. S dice che il Führer non ha mai avuto propositi ostili contro l'impero britannico, che rimarrebbe intatto, a parte la restituzione delle vecchie colonie tedesche in cambio di libertà per lui in Europa. Ma esiste la condizione che Hitler non sia disposto a trattare col presente governo in Inghilterra. Questo è il solito invito ad abbandonare tutti gli amici allo scopo di salvare temporaneamente la maggior parte della nostra pelle. Chiaro? Questa è la ragione per cui hanno internato S e non hanno più sentito, perché avevano il fiato dei servizi segreti americani dietro le spalle. Non potevano proprio. Allora, altra traduzione della deposizione del dottor Friedrich Gauss in data 15 marzo 1946. Oltre al patto di non aggressione, ci furono trattative di una certa durata riguardanti uno speciale documento segreto che, a quanto ricordo, venne chiamato protocollo segreto o protocollo addizionale segreto. Questo accordo riguardava la delimitazione delle reciproche zone di influenza nei territori europei situati tra i due paesi. Non ricordo se sia stato o no usata l'espressione sfere di influenza. In quei documenti la Germania diceva attenzione, attenzione, perché oggi noi ci troviamo, e ricordiamoci bene, che durante il lungo dopoguerra, quando la Germania era divisa in Germania dell'Est e in Germania dell'Ovest, e c'erano a Berlino le varie zone. Beh, Berlino è un altro discorso, ma c'era la Germania dell'Est, certo, la quale non era un paese occupato, era un paese molto proteso, favorevole geopoliticamente alla Russia, e molto proteso in una geopolitica mondiale, tant'è vero che le truppe della Germania dell'Est le abbiamo trovate dappertutto, e soprattutto in Africa. In Africa, non so se te lo ricordi. No, ma quando? In che epoca esattamente? Dal 1945 fino alla riunificazione della Germania. No, questo mi sfugge. C'è stato un film meraviglioso, I sette dell'Orsa Maggiore. No, aspetta. I quattro dell'Oca Selvatica. Dove loro vanno a liberare
un capo. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Che era tenuto prigioniero dai negri, ma adesso non mi ricordo. No, no, era tenuto prigioniero dal Sudafrica. No, dai tedeschi dell'est. No, non mi loro arrivano e li ammazzano. Mi confondo. Allora. Erano tedeschi dell'est. Mi allora, confondo, mi confondo. Attenzione, in Germania esiste ancora una linea geopolitica favorevole alla Russia. Tant'è vero che sono quei generali che fecero l'attentato a Hitler. Ci sono tutta una serie di coincidenze. Quando hanno deciso di fare l'attentato a Hitler? Tu dici l'episodio di Rommel anche... No, Rommel faceva parte... di quel gruppo lì. Di ufficiali. Tu parli di quell'epoca lì, di quel momento lì. Certo, okay. Rommel faceva parte di... Tant'è vero congiurati, che lo costrinsero sì. a suicidarsi. Sì, sì. Ci fu una reazione. No, quando ci fu, diciamo, fu, diciamo... L'attentato a Hitler. Fallì l'attentato, lui fu incriminato e costretto a suicidarsi. Esattamente. Non ricordo. Chi sono stati quelli che hanno fatto l'attentato contro Hitler? I filorussi? I filorussi? I filorussi dell'esercito tedesco? No, anche perché bisogna ricordare che adesso che era von Pauli? Cioè, ma von Pauli è un altro discorso però. Von Pauli è stato fatto prigioniero, si è reso sì, e dopo ha fatto però i collaboratori di von Pauli ha comandato. Avevano capito bene che combattendo a Stalingrado e avevano fatto un culo tanto e conveniva averlo come alleato che come nemico. È naturale. È chiaro. No, ma non è tanto quello, è una linea geopolitica di quei paesi lì. Certo. Quindi quel gruppo di generali che avevano un nome tra l'altro specifico, che decisero di fare l'attentato a Hitler, vedi caso, lo fecero coincidere con un viaggio di Mussolini a Berlino. Sì, perché, sì, perché Mussolini arrivò il giorno dopo, mi pare. Perché? Trovandosi Mussolini a Berlino con la morte di Hitler... Mussolini avrebbe immediatamente fatto la pace con la Russia. Vedi che tutte le cose si collegano. Attenzione. Ma allora. Si può pure diciamo, sospettare che Mussolini avrebbe potuto prendere il potere. Mussolini non lo sapeva. No, no, avrebbe ma loro potuto fatto... approfittare col fatto che era lì in Germania per subentrare anche a Hitler. Ma c'è, infatti, il progetto... dei ribelli, infatti furono fatti fuori tutti, no? Ma chi è che ha fatto fuori? Chi è che ha fatto fuori tutti quei generali? No? Sono state le SS. Perché? Perché lo scontro, attenzione, perché questi sono i fatti. Era fra la Luftwaffe e le SS? No, non c'entra niente la Luftwaffe, anzi la Luftwaffe era completamente fuori, erano generali dell'esercito, erano gli Junkers sì, che facevano parte. Quelli che venivano fuori dalle scuole di guerra tradizionaliste. Esattamente, e venivano da grandi famiglie filorusse però. Sì, imparentate fra l'altro perché erano tutti nobili, imparentati. E ci sono queste coincidenze. Cosa hanno fatto le SS? Hanno rifatto quello che avevano fatto all'inizio della storia del nazismo quando fecero fuori le SA. Perché le SA sono state fatte fuori? Dopo hanno detto, e poi c'è stato Luchino Visconti che ci ha fatto un film, dove vedete che le SA erano tutti froci. Non è vero! Eh sì, mi ricordo quel film, era un film... Di Luchino Visconti? Sì, c'era un'attrice bellissima. Certo. Oddio, adesso mi sfugge anche... È famosissima. La famosa italiana. Era italiana, no? Sì, italiana, sì, certo. Lui era tedesco, sì. Il personaggio, alto, biondo, mi ricordo. No, ma mentre tu stai sbagliando, quel film è ambientato nel 1866. Dici? Sì. Non mi ricordo. Sì, sì.
sono dei ricordi molto vaghi. Notorio Frocio, comunque, attore. Sì, esattamente. Notorio Frocio, che lei lo denuncia perché lui era disertore. Beh, non me lo ricordo più, ma è molto vago. Della guerra di indipendenza 1866, della quale dovremmo dire molte cose. La guerra di indipendenza. Che non ha portato a nessun risultato. Però ha portato effettivo. Il risultato di avere trattenuto a lungo le truppe austriache mentre i tedeschi le stavano vincendo nella guerra austro-germanica. Le stavano vincendo a Sadova. Battaglia di Sadova che ha determinato 1866. Esattamente. Appunto. Che ha determinato la sovrapposizione della Germania sull'Austro-Ungheria. Esatto, esattamente. Quindi tutte le cose tornano, in ogni caso. Certo. No. Quello che però passano per essere la guerra di terminale di riunificazione della Germania, in realtà non ha riunificato un cazzo, perché oggi ci sono 23 Länder ufficiali, in realtà pare che siano oltre una sessantina da quello che ci risulta, integrando anche integrando pure le città circondariali, che hanno uno statuto e una costituzione completamente autonoma e insubordinata a quella costituzione, alla legge fondamentale, perché non si può chiamare manco costituzione, perché non è una costituzione, atto fondamentale della Repubblica Tedesca, che dice una serie di cazzate, ma che alla fine all'articolo della Costituzione, il numero vario 144-145, dice che effettivamente questa legge fondamentale non è una Costituzione e che si adopereranno le istituzioni per creare quanto prima chi glielo fa fare? Capito? Tutte le funzioni di una vera nazione. E qui rientriamo in un discorso che poi faremo in conclusione. Finisco di leggere l'ultima frase qui, perché ci interessa. E poi faccio vedere qual è la nostra conclusione, perché noi ci troviamo nella stessa situazione. Noi abbiamo un diktat a cui dobbiamo attenerci. In questo documento la Germania diceva, quindi questa è la linea geopolitica della Germania. La Germania diceva di non avere nessun interesse nella Lettonia, nell'Estonia e nella Finlandia, ma considerava la Lituania come parte della sua sfera di interesse. Perché certo. La Lituania? Perché Lituania... c'è la flotta, c'è la flotta lì. Ci sono anche delle particolari... Kronenburg, ecco. Ma considerava la Lituania come parte della sua sfera di interesse. Nello stesso tempo la Germania voleva avere un interesse, ma non politico, nei porti del Baltico liberi dal ghiaccio. Questo naturalmente non era accettabile da parte dei russi. Evidentemente il Reichsaußenminister agiva dietro istruzioni, perché aveva chiesto una comunicazione telefonica con Hitler mentre stava in Inghilterra. Prigioniero, dicono. Prigioniero. La comunicazione arrivò in quel momento e l'ordine fu di accettare il punto di vista sovietico. E noi concludiamo dicendo che se l'Italia... No, ecco, faccio far vedere due cose. Ma ne parlo soltanto, non leggo niente. Questo libro qui tratta dei rapporti che ci sono stati tra l'Italia e il Giappone. Un giornalista italiano si recò a parlare con l'ambasciatore, quello che Hidaka, il barone Hidaka, che era stato l'ambasciatore giapponese in Italia, per avere la conferma che Mussolini, poco prima di andare a incontrare il re, il 25 luglio, la mattina del 25 luglio, dopo la notte tra il 24 e il 25 luglio, che è la notte del colpo di Stato dei filo occidentalisti. No, ricordiamoci che poi il colpo di Stato è riuscito per un voto solo. Sì, ma erano i filo occidentalisti. Andò a parlare con il re, ma prima di parlare con il re andò, si incontrò, perché chiese di parlargli, l'ambasciatore Hidaka.
al quale Mussolini disse: io conto, e qui è inutile che ve lo legga, ma qui ci sono le conferme in questo libro, io conto sul Giappone per fare la pace separata con la Russia. Questa è la ragione vera per cui li hanno fatti il 25 luglio, cioè le forze filo-occidentali presenti in Italia e nel fascismo, sapendo che Mussolini avrebbe voluto fare, secondo la sua logica, che è anche la nostra logica, gli accordi con la Russia, hanno fatto il colpo di Stato. In conclusione... Ma, scusa, faccio una domanda, ma nel contempo che il Sol Levante aveva attaccato la Cina e stava nella parte settentrionale a confine con Vladivostok, sì, erano ancora buoni, sì, secondo te, i rapporti tra giapponesi, certo, e russi? Certo, essendo il Sol Levante interessato a combattere contro gli americani per il controllo del Pacifico. Questa è la guerra del Sol Levante. E il Sol Levante, tra l'altro, è l'unico... della... Dallo stretto di Bering fino alle Salomone. Esatto, il Sol Levante, essendo stato l'unico paese del tripartito vincitore. Perché vincitore? Perché aveva seminato i semi dell'indipendenza in tutta l'Asia, secondo il motto l'Asia agli asiatici, che era lì la guerra contro gli inglesi, i francesi, beh, e gli americani. La Birmania è stata una lotta feroce. Ma sì, ma non solo la Birmania. Tutto il sud-est asiatico, certo. Tutti i movimenti indipendentisti asiatici, sia pure sotto etichette differenti, in realtà erano il frutto della convinzione nazionalista della, esatto, dei paesi asiatici. Della semina fatta dal Giappone. Quindi Mussolini disse, adesso semmai posso anche leggere una frase, il giornalista italiano, ma il cognato che di io Mussolini anche che era stato per quasi inviato in Giappone con la moglie, la figlia il genero. Che funzione aveva avuto? Gianni. Perché si era trattenuto così tanto in Giappone? Lui era stato mandato come console, lui era in carriera... diplomatica. Era in carriera diplomatica ed ha agito... Ma mi domando, ci avrà avuto una funzione particolare? Ma certo, sicuramente l'azione di Ciano, ma Ciano a un certo punto ha partecipato ai filo americani e quindi contro i filo russi e quindi ha partecipato al colpo di Stato, certo, contro Mussolini, tant'è vero che appunto l'hanno fucilato. Lì è stato Mussolini a ordinare la fucilazione oppure... No, Mussolini si è tirato fuori perché non... La figlia avrebbe ammazzato. No, comunque, non l'avrebbe mai ammazzato. Comunque lì la lite c'è stata. In ogni caso, quella ha avuto una logica che si ripercuote poi... No, cioè io mi ricordo di aver visto un bel film che era Il processo, sì, di Verona. Sì, esatto. Ne hanno fatti parecchi, ma... C'era anche quel film di quel regista comunista italiano, che mi pare che sia proprio intitolato Il processo di Verona. Allora, il giornalista italiano, giornalista e scrittore italiano, che io tra l'altro ho anche conosciuto, che si chiamava Piero Buscaroli, andò in Giappone per... Era un tuo concittadino, il nome... lui era di... ti dico subito... Romagnola. Sì, era, mi pare che era di Imola. Era di Imola. Io l'ho conosciuto bene perché per una serie di ragioni. Allora, Ricorda Hidaka è una storia che ho ripercorso tante volte in tante ore tristi e vuote. Ero arrivato a Roma alla fine del giugno 43, avevo chiesto un'udienza dal duce da quasi un mese. Da febbraio, quando aveva mandato Ciano all'ambasciata presso la Santa Sede, e non è un caso, perché alla Santa Sede arrivava anche un certo cardinale che aveva libero accesso alla Santa Sede. E quale cardinale? Non me lo ricordo. Un cardinale americano. Lo so, ma non mi ricordo chi era. Che aveva libero accesso perché atterrava all'aeroporto dell'Urbe. E lo facevano attraversare tranquillamente per Roma come niente fosse.
il cardinale Spellman, il quale dal punto di vista sessuale non era molto... Ma mi sembra di averlo pure conosciuto, aver avuto qualche incontro da qualche parte, io ragazzino intorno al 1960. Non so se aveva esercitato anche nei tuoi confronti le sue particolari attenzioni, visto che era della stessa razza del Papa, quando tu avevi quell'età lì, il Papa era della stessa razza del cardinale Spellman. Allora, quindi, non a caso Mussolini aveva mandato Ciano, no? Come ambasciatore della Santa Sede. Dice, l'hanno degradato anche, che era il punto più importante, era lo snodo, no? Mussolini era ministro degli esteri ad interim, quindi il mio ministro, cioè il ministro a cui mi dovevo rapportare, dice Idaca, non poteva accontentarmi di Bastianini, avevo poi con me un messaggio personale e riservatissimo, non diretto al ministro degli esteri italiani, bensì a uno dei tre capi del tripartito. Dopo il convegno di Feltre, 1900, non me lo ricordo più. Mi ricordo il convegno di Feltre, quello storico. Quello storico, 1943. Non quello del 43, quello storico del Medioevo. 1943, 19 di giugno, bombardamento di Roma. Quando ci fu? Che guarda caso non ha toccato nessuna chiesa, nessuna cattedrale. No, ha preso comunque... Quella del Verano. Del Verano e ha ammazzato un sacco di gente. Sì, vabbè. Certo, ma non... Come avvertimento, tant'è vero che dopo il bombardimento arrivò subito Pio XII, sì, certo. A Pecoronati. Certo. Un messaggio personale. Mi giunsero precise indicazioni dal mio primo ministro, il generale Tojo. Non dovevo più soltanto chiedere notizie sulla situazione italiana. Idaka racconta con rimpianto un episodio che Shimizu aveva appena menzionato, senza soffermarsi a commentarlo. L'ultima udienza del duce prima di recarsi dal re, che lo consegnerà ai carabinieri, colloquio nel quale Mussolini aveva discusso con gli addetti militari giapponesi le varie prospettive relative ad una prosecuzione del conflitto da alleati. Una cosa che mi sono sempre domandato, vabbè, leggi ancora? Devi leggere ancora? No, è come mai Mussolini ha accettato passivamente questo arresto, perché lui era il capo del governo e anche lui poteva gestire le forze dell'ordine e far arrestare Umberto II. Per me lì il gioco è stato un gioco degli scacchi. Delle parti, tu dici te? No, delle parti, degli scacchi. Vedi sto film, Duello nel Pacifico. Gioco degli scacchi, perché Mussolini lì era tutto un discorso, come dire, portato molto sotterraneo. Io fossi stato Mussolini non avrei accettato di essere stato arrestato. Ma io avrei in qualche modo fatto intervenire qualcuno, magari portandomi dall'esterno agli avanguardisti, che cazzo ne so. Avrebbe dovuto farlo, non l'ho fatto. Perché? Quello non riesco a capire, ma sono mai riuscito a capire. Perché lui, io ho la mia ipotesi, Lui è andato non lì. Non te lo sei chiesto anche lei. Ma che tra l'altro la moglie gli ha detto, guarda che te frego, quando lui... Noi abbiamo fatto, te lo dico agli amici, noi abbiamo fatto un video che potete trovare, attenzione, vai, su Accademia della Libertà. C'è ancora? Sì, okay. Il video che noi abbiamo fatto... Mi sei spostato troppo in là, ecco. Ok. Il video che noi abbiamo fatto, che voi cari amici potete trovare su Accademia della Libertà 3, è intitolato Da Villa Torlonia a Villa Ada, perché era vicinissimo. Villa Torlonia, dove abitava Mussolini, era a 10 minuti di automobile. Ma da no, Villa... meno, a piedi, 10 minuti a sì, piedi. 10. E noi l'abbiamo fatto in macchina, e lì c'è tutta una storia relativa anche
altre questioni che sono di carattere sanitario, eccetera. Io penso che Mussolini, la moglie gli ha detto: guarda che te fregano. È sicuro. E lui ha detto: io ci vado lo stesso. Ma non è che fosse un ingenuo che aveva messo la testa nel cappio. Era uno che ci ha provato. Dice: vediamo come fanno. Io penso così, capito? Tenuto presente poi che quei coglioni, lui aveva con sé tutti quelli della scorta. Certo. E bastava che lui dicesse: guardate, tu non arresti nessuno, sono io che ti arresto a te. No, appunto, no, dice, guardate, a quelli della scorta, guardate che se non vi vedete rientrare vuol dire che mi hanno fregato. Certo. E non l'ha detto. E infatti lui è stato immediatamente buttato dentro a un'ambulanza, sì, in modo che la gente non lo vedesse. Sì, vabbè, ma capito? Quando l'ambulanza è uscita, e quelli della scorta, no? Stavano chiacchierando con i carabinieri, che erano comandati da un personaggio che poi, un tenente colonnello. Quasi mio omonimo. No, mio concittadino. Tu concittadino e mio omonimo. Esattamente. Il quale poi ha fatto la fine che si meritava, cioè alle fosse ardeatine. No? Tenente colonnello dei carabinieri. Il fratello era stato a lungo di questo qui, era stato a lungo beneficiato da Mussolini, l'aveva fatto direttore della banca di Napoli. Fatto, no, direttore, presidente. Presidente del banco di Napoli. Ma tanto per fare un po' di addentellate, quindi il discorso io lo chiuderei qui, però chiuso il discorso qui, resta. No, non si spiega poi l'intervento dei tedeschi, della liberazione, perché è stato messo... L'intervento dei tedeschi è stata una sceneggiata. È chiaro. Io ne approfitto. Cioè tutta sta storia non mi è mai quadrata, mai. Io ne approfitto per raccontare una... aneddoto. Una cosa che mi riguarda. All'epoca, quanti anni avrà avuto? 19 anni, 20 anni? Partecipai ad un incontro... Simposio? No, a un incontro. Con la presentanza di quei paracadutisti tedeschi. Ah, sì. Questo non mi hai detto Ma io me lo sono ricordato recentemente. C'era anche il loro comandante, l'ex generale Student. E partecipava tra la gioventù italiana. Che all'epoca era capitano quando lo liberarono, mi ricordo. No, era già generale. Sì. E comandava, per comandare un'operazione di quel tipo, insomma. E lì poi si intromise Skorzeny, per cui continuano ancora tutt'oggi che Mussolini è stato liberato da Skorzeny, che non è vero. Ah, ok. E io ricordo che andammo a rendere omaggio ai caduti dello sbarco di Anzio, caduti italo-tedeschi. Certo, ho 40.000 morti in quella battaglia. Appunto, il posto si chiama Campo di Carne perché esatto, era un mattatoio di carne. Esattamente. In 3 giorni della battaglia sono morte 40.000 persone. Esattamente. Allora, detto questo, mi pare... No, il bello è che parlano delle fosse ardeatine, va sì, bene, sì, parlano della Porta San Paolo, va bene, dico tutto di più, ma la cosa più importante dell'epoca, della guerra che si è svolta attorno a Roma, esatto, come se non fosse successo niente. Esattamente. Fanno vedere 3-4 giorni dopo che arrivano le jeep, le camionette, sì, no? Con i carri armati, Sherman, sì, e tutti a sbandierare le bandiere americane, il cioccolato e tutte le cose. Quando caramelle. Lì c'è stato qualche giorno prima 40.000 fra italiani e tedeschi. Esatto. Nazionalità morti lì a 30 chilometri da Roma. Esattamente, e questo per dire la realtà nella tra quale cui anche c'è stata la compagnia famosissima italiana che erano non loro... era una compagnia, era battaglione, era il battaglione della decima massa, sì, il battaglione come si chiamava, non mi ricordo più, manco io, del fronte di Nettuno. E lì ci sono stati 800 morti, sì, ragazzi giovani, tutti sui 18-19 anni. Soprattutto di quel battaglione. Sì. Vabbè, poi ci verrà... Fulmine, battaglione fulmine. Fulmine, sì, fulmine, esatto. Concludiamo, questa è la cosa più importante, lo facciamo soltanto vedere. No, vorrei tornare un attimo.
tu come la vedi tutta questa sceneggiata che a partire dal Terminillo, sì. Cioè il Gran Sasso, che dico Terminillo? Sì. Del Gran Sasso, tutta questa impresa epica che però non c'ha un senso logico. Beh, l'impresa in se stessa è stata estremamente interessante. Fu filmata, tant'è vero che ha fatto il giro del mondo, questa discesa dei paracadutisti che liberano Mussolini, no? Mussolini era stato scambiato con il re, ai tedeschi gli ha detto: vi diamo la possibilità di liberare Mussolini, aum, no? Tant'è vero che c'è stato un solo morto italiano, il quale stava lì alla base del Gran Sasso, alla base della funivia, e non sapeva, nessuno gli aveva detto niente. E quando vide che arrivavano tutti questi tedeschi, fece qualcosa e l'hanno ammazzato subito. Quella è stata l'unica vittima. Per il resto tutto normale, tutto pacifico. Quando sono arrivati, poi si vede il filmato, no? No, ma perché, diciamo, scegliere quel dito d'aquila lì che non c'aveva nessun senso, quando potevano incarcerare Re Bibbia, piuttosto che... Perché era disponibile a un'operazione, certo, spettacolare. Oh, è chiaro. Ma è stato scritto da un nostro comune amico un libro bellissimo, è intitolato Mussolini, finto prigioniero al Gran Sasso. Sì, allora un comune amico, l'hai non, conosciuto anche tu. Non era anche del Piazza, parti. È del Piazza, no? Eh? È del Piazza? No. Assolutamente, no, abita da queste parti. I suoi familiari abitavano da quelle parti lì. E non vedevano in quel periodo, non vedevano assolutamente. Però della serie, per gli amici, quello che sapete è del tutto falso. Esattamente. Tutto, completamente. Esattamente. Tutto manipolato. Comunque no, ma è anche documentato, le cose si dicono, fatto che gli italiani non leggono e certe cose non si sanno. Perché? Perché non si parla mai del diktat? Questo è il libro. Scritto da un nostro amico, anche lui, Carlo Morganti, l'avvocato Carlo Morganti, dove dice: rescissione unilaterale del trattato di pace del 10 febbraio 1947, diktat. Noi possiamo liberare l'Italia, può avere una politica autonoma, solo se si libera dal trattato di pace. E questa è la conclusione di quello che noi dovevamo dire. Bisogna dire quale trattato di pace. Beh, mi sono stati 10 febbraio 47. Sì, ma ne sono stati redatti almeno 3, da quello di Cassibile, addirittura no, quel tentativo che c'è stato a Lisbona nel 42, te lo ricordi? Come già anche quello. E quindi quello di Malta, quello di Cassibile, quello di Versailles, di Parigi, e questo qua del 47 è tutto dire. No, ma non a caso grandi. No, il bello è che anche lì ci hanno inculato come nel 1920. Esatto. Quando abbiamo vinto sotto tutti gli aspetti, ci avevano garantito tutta una serie di prebende e non ce l'hanno poi aiutato. Gli atlantisti sempre al solito, non ci rompete il cazzo. E stanno all'origine della ribellione italiana che ha portato al secondo conflitto mondiale. Non ci rompete un cazzo, oramai è sdoganato e si può dire, sì, anche legalmente. Sì. Perché c'è ad esempio che gira filmato un video in televisione che mandano 10 volte all'ora, che c'è Elio e le Sose Tese che fanno la pubblicità a quella finanziaria bancaria che c'ha il leone come stemma, che adesso non mi ricordo, sì, più chi è, mi pare Erg si chiama, una cosa del genere, e che parlano appunto che ci sono dei vantaggi, degli utili, degli interessi che si prendono senza fare un cazzo. Sì, sì. Lo dicono proprio. Quindi, mi pare giusto. Sì, se lo dicono loro. La canzoncina, fra l'altro, è pure carina. Ma pensa, hanno riciclato, sì, Elio e le storie tese. Sì, sì. Uno dei pochi personaggi. Se tu vedi la pubblicità, durante il pomeriggio la fanno 2 o 3 volte anche di notte. Uno si aspettava magari in orario protetto, no? Sì. No, lo fanno tutto il giorno praticamente. E parlano, non fai un cazzo. E dicono, no, c'è tutta una. È carina. Perfettamente ragione. Concordiamo con Elio. No, persona intelligente sicuramente. Non è un cretino. No. Tra l'altro, in un'epoca buffone, di assoluto ma è un cretino. Oscuramento culturale e mentale, riuscì a fare 3 o 4 canzoncine veramente
Ce n'erano, ce ne sono stati 3 o 4, eh? Sì, sì, sempre molto ironico, molto caustico. Ce ne sono stati 3 o 4 che veramente hanno forato il muro del silenzio. Beh, rispetto alle nullità che vanno a Sanremo, abbiamo detto tutto. Non a caso, non a caso. Quando va bene sono nullità. Certo. Nella migliore, diciamo, scienza positivista, ecco, diciamo così. E in ogni caso fanno schifo. Va bene. Pace bene. Sempre. So long. Semper. Laudetur. Priapus. Priapus. Vediamo un po' com'è andata. Aspetta che prendo i dati. Allora, abbiamo fatto tanto, aspetta che